Quindi siamo d'accordo ad iniziare. Allora iniziamo. Non ho nulla da dire. Questa è la più bella presentazione, quasi. Dopo il maggio del 1940, i bei tempi finirono. Prima la guerra, poi la capitolazione e l'invasione tedesca, a seguito della quale iniziò il dramma di noi ebrei. Legge antisemita dopo, legge antisemita. Gli ebrei devono portare una stella di Davide, gli ebrei devono consegnare le loro biciclette, gli ebrei non possono salire sul tram, gli ebrei non possono più guidare l'automobile, gli ebrei possono fare la spesa solo fra le 3 e le 5. E solo in negozi di ebrei, contrassegnati della scritta esercizio ebraico. Gli ebrei non possono uscire dopo le 8 di sera, né sostare nel giardino di casa loro o di conoscenti. Gli ebrei non possono frequentare teatri, cinema o altri luoghi di svago. Gli ebrei non possono praticare sport in pubblico, non possono accedere a piscine, a campi da tennis, da hockey e nessun'altra struttura sportiva. Gli ebrei non possono entrare nelle case dei cristiani. Gli ebrei devono andare in scuole ebraiche e tante altre limitazioni simili. Anna Frank. Tra i canali di Amsterdam si incrociano le storie di due giovani e straordinarie donne ebree, Anna Frank ed Etty Hillesum. Entrambe affidarono i loro pensieri a un diario, si incrociarono questi diari un po' come questi canali, l'alloggio segreto dei Frank in una delle tipiche case di Amsterdam che si affacciano lungo il canale del Principe. Il nascondiglio è ricavato nel retrobottega della ditta di famiglia dove si vendono sali conservanti e spezie. Dietro questa scaffalatura si cela l'appartamento segreto ed è qui che per circa 2 anni, dal luglio del 42 all'agosto del 44, si affollano le vite, le paure, le speranze di Anna e di altre 7 persone. Ed eccoci nell'appartamento dei Frank. La prima stanza, un po' più grande, è quella dove vivevano i genitori di Anna. Accanto, una stanza più piccola, ecco, il luogo dove Anna dormiva, viveva, pensava, sognava, colora queste pareti anguste con i personaggi a lei preferiti. Il tempo sembra fermarsi, ma in realtà proprio qui Anna vive il periodo più intenso della sua vita e man mano che cresce segna con una tacca sul muro la propria altezza e diventa donna. Il tempo è scandito dai rintocchi che provengono dalla Westertoren, il campanile più alto della città. Per Anna è un compagno fedele e rassicurante. Al piano di sopra c'è la sala comune che serviva anche da alloggio per la famiglia Van Pels, ospite dei Frank. E proprio con un figlio dei Van Pels, Peter, Anna vive la sua piccola storia d'amore di adolescente. Tutte le finestre dell'appartamento sono oscurate, tranne quella della soffitta dove c'è la stanza di Peter. E proprio guardando da quella finestra, Anna può vedere il cielo, può vedere i rami degli alberi che mutano con le stagioni e in questo modo evita di cadere nella logica dell'odio e della vendetta e ad immaginare un mondo migliore. I Frank sono scoperti a causa di un delatore rimasto anonimo. La Gestapo fa irruzione nel loro appartamento. Anna è deportata in Germania. Muore a Bergen-Belsen nell'inverno del 1945. Ecco cosa scriveva Anna in una delle sue ultime pagine del diario. Continuo a chiedermi se non sarebbe stato meglio per tutti se non ci fossimo nascosti, se fossimo già morti così da non dover patire questa miseria. Ma amiamo la vita, non abbiamo dimenticato la voce della natura. Speriamo ancora, speriamo in tutto. Ed è proprio questa speranza che continua a svorgare 72 anni dopo dalle pagine del diario di Anna Frank. Non possono davvero farci niente, possono complicarci la vita, privarci dei beni materiali, sottrarci un po' di libertà di movimento esteriore, ma siamo noi stessi responsabili del peggior furto ai nostri danni,
Siamo noi a privarci delle nostre forze migliori col nostro atteggiamento sbagliato, col nostro sentirci perseguitati, umiliati e oppressi, col nostro odio, con la nostra temerarietà che nasconde la paura. Ai miei occhi la vita è bella e mi sento libera. I cieli che ho dentro sono ampi quanto quelli che mi sovrastano. Credo in Dio e credo negli uomini a poco trovo il coraggio di dirlo onestamente senza falso pudore. La vita è dura, ma non impossibile. Eti Iliesum. Questa è la casa di Eti Iliesum, una targa ricorda che qui ha vissuto. La sua stanza dava sulla Museumplein, la grande piazza giardino di Amsterdam. Eti era una persona piena di stimoli culturali, figlia di un professore liceale, godeva di grande libertà, ma questa vita non la soddisfaceva appieno. E consuma molti amori, il più importante è quello con Julius Speer, uno psicochirologo, cioè una persona che analizza la vita dei suoi pazienti attraverso la lettura delle mani. Fin quando le leggi razziali lo consentono, Eti in bicicletta tutti i giorni viene qui al 27 di Kolberstraat, dove Speer, anche lui un ebreo riparato ad Amsterdam dalla Germania, vive e lavora, ha il suo studio. Ed è proprio quest'uomo a suggerire ad Eti di tenere un diario per vincere le sue paure, le sue insicurezze. La guerra è iniziata ormai da un anno e mezzo, la ragazza ha 27 anni e all'orizzonte ci sono per gli ebrei nubi sempre più fosche. Eti giorno dopo giorno matura la sua scelta, potrebbe unirsi alla resistenza o fuggire aiutata dagli amici, ma sceglie di restare ad Amsterdam per condividere fino in fondo le sofferenze del suo popolo e si offre perciò volontaria per l'assistenza ai deportati. È un viaggio di circa 200 chilometri da percorrere in treno, quello da Amsterdam fino alla brughiera di Westerbork. Qui c'è il campo di smistamento nazista dove giungono gli ebrei con un biglietto gratuito, dicono i nazisti beffardamente. In realtà si tratta di un biglietto di sola andata. Siamo nel 1942 e Eti giunge qui da volontaria per fare l'assistente sociale. È consapevole che da questo luogo partono i treni verso est che conducono gli ebrei ai lager, ad Auschwitz. Si andrà avanti così per 2 anni e sull'ultimo dei convogli che partono da Westerbork salirà Anna Frank insieme alla sua famiglia. Le baracche sono state ricostruite come erano al tempo della deportazione. Eti scrive che vuole essere lei stessa una baracca per far fiorire qui dentro la vita nonostante tutto. A una quarantina di chilometri da qui, stipata su un carro come questo, tra mille altri deportati, Eti Iliesum lascia cadere dal vagone una cartolina postale e lì ci sono le sue ultime parole che ci lascia. Scrive: siedo sul mio zaino in un vagone merci pieno, la partenza è giunta in attesa, ce ne siamo andati dal campo cantando, il viaggio durerà 3 giorni, grazie di tutte le vostre buone cure, arrivederci da noi quattro. Un arrivederci, anche se Eti è consapevole che si tratta di un viaggio senza ritorno, ma è sicura anche della possibilità per l'umanità di riscattarsi dalla barbarie e di ricominciare. Buonasera, avete capito perché non c'era bisogno di dire nulla? E quello che avrò da aggiungere adesso è l'essenziale, e cioè Enzo Romeo, l'autore del libro, Mimmo Romeo, hanno in comune lo stesso cognome, e Maria Grazia Gozzi, che Antonella Gozzi, che ci ha servito queste letture. Penso che questo basti per questa sera. L'ultima cosa da ricordare è che questa è la terza serata di 7 libri per 7 sere. Grazie. Buonasera anche da parte mia e benvenuti alla terza serata della rassegna 7 libri per 7 sere, che quest'anno ci onoriamo di partecipare insieme all'Associazione Gli Amici del Libro. E come ripeto, questa sera tocca a me parlare di questo libro, anche se
Diciamo, non ci sono molte cose da dire se non quello di soffermarsi un attimo sul confronto che lo stesso autore fa di questi diari meravigliosi che ognuno di voi credo abbia letto nella propria vita, e almeno insomma in alcuni momenti della propria vita. E cosa c'è da dire? Io ringrazio per questa opportunità gli amici del libro, perché ho avuto modo, attraverso sempre l'opera di Enzo Romeo, di comprendere come il confronto fra queste due figure femminili, che adesso analizzeremo insieme a lui e insieme anche a Domenico Romeo, che è venuto qui stasera a dare il proprio contributo, ci renderemo conto come determinate tematiche che sono comuni alle due protagoniste di questo insomma, saggio di Enzo Romeo, siano poi delle tematiche che ancora oggi ci troviamo ad affrontare e per le quali ancora oggi facciamo delle domande. E saremo o meno o no riusciti a rispondere a queste domande lo vedremo stasera attraverso il dialogo con l'autore e anche con Domenico Romeo. E vi riassumo brevemente di che cosa si tratta. Come dicevamo in anticipo, è un saggio che raccoglie e mette a confronto i diari di Anna Frank ed Etty Lesum, che sono state deportate entrambe, avevano tra di loro 15 anni di differenza e hanno vissuto molto vicino senza saperlo durante la loro permanenza insomma nel recovery ad Amsterdam prima di essere poi deportati ad Auschwitz, ed entrambe, per entrambe era stato molto importante iniziare a scrivere e in modo diverso certamente, e le esperienze di ognuna di esse, di Anne e di Etty, sono diverse. Io ho potuto, diciamo, grazie anche all'aiuto offerto dall'autore, di cercare di capire quali fossero le similitudini innanzitutto, ma anche le profonde differenze fra queste due donne. E devo dire che ho apprezzato molto l'introspezione di Etty e la spensieratezza di Anna. Però andiamo per gradi, Enzo, vorrei parlare te. Dimmi tu come hai, diciamo, come sei giunto a questa ricerca, come hai voluto, perché hai voluto mettere a confronto questi due diari. Ma si tratta di, buonasera a tutti innanzitutto, e grazie di questa occasione per parlare di un argomento come questo. Proprio oggi abbiamo sentito un vicepresidente del Consiglio ha usato uno slogan che ci rimanda ad altri tempi, no? Molti nemici, molti onori, molto onore. Questo ci dice come è necessario sempre ricordare, il ricordo, la fare memoria è qualche cosa che è indispensabile perché un paese si mantenga tale, perché una comunità possa evitare di cadere e di non poter magari più rialzarsi. I diari di Anna Frank e di Etty Lesum, a livello popolare naturalmente Anna Frank supera di molto Etty Lesum, è stata tradotta credo in 70 lingue, milioni di copie, ma Etty Lesum non scherza, è una trentina le traduzioni che sono state fatte del suo diario e centinaia e centinaia di migliaia di copie, e c'è un interesse crescente intorno a questa figura. Naturalmente questo interesse ha colpito anche me. E con questa casa editrice con cui ho una collaborazione ormai di vecchia data si è parlato sulla possibilità proprio di creare questo confronto, perché ci sono molte similitudini, anche molte differenze, alcune oggettive: due donne giovani, una addirittura una ragazzina ma l'altra una giovane donna, che vivono nella stessa città, Amsterdam, che sono ebree. E soprattutto la similitudine più importante, che è quella interiore, che hanno entrambe un modo di porsi rispetto al dramma che sta circondando in quel momento la loro vita, ma l'umanità intera, hanno un modo di porsi positivo nonostante tutto, e riescono a guardare, attraverso anche l'elaborazione del proprio dolore, delle proprie sofferenze, con un sguardo di speranza, immaginando appunto un futuro nonostante tutto. Ecco, il tentativo è stato di mettere insieme in parallelo queste due donne, queste due figure. Basta.
fermo qui. Un'altra domanda e poi passiamo la parola a Mimmo. Sì, io volevo che tu ti soffermassi anche sulla nascita, sulla pubblicazione, sulla divulgazione di questi diari, perché per molto tempo quelli di Etty Lisium sono rimasti, diciamo, nell'ombra, proprio perché ritenuti troppo filosofici, ecco perché messi un po' in sordina, mentre invece Anna Frank ha avuto, diciamo, subito il clamore, insomma, che ha attualmente. Ecco, io volevo, insomma, che raccontassi un po' la storia di questi diari, come sono arrivati alla pubblicazione. Ma non è esattamente così. Se mi consente solo una precisazione per capire quei due filmati che avete visto, apro e chiudo parentesi brevemente, sono due piccoli documentari, mini documentari che ho realizzato per Uno Mattina, sono andati in onda l'anno scorso, appunto perché c'era l'interesse, in occasione di una giornata della memoria, di riprendere un po' il filo delle vite di queste due donne. E chiudo la parentesi. Per quanto riguarda i diari, in realtà sia quello di Anna Frank, sia quello di Etty Lisium all'inizio non hanno trovato grande accoglienza. Il papà di Anna Frank, che poi è stato l'unico sopravvissuto della sua famiglia, Otto Frank, tornato da Auschwitz, sopravvissuto ai lager, trovò questo quaderno insieme a tanti altri. Il primo quaderno è quello più famoso, che ha la copertina a quadretti bianca e rossa, ma poi non bastavano più le pagine di quel diario ed Anna cominciò a recuperare dovunque poteva carta, quaderni per continuare a scrivere. Va bene, e quando lesse quello che aveva scritto la figlia, dopo naturalmente i primi momenti di shock, perché parlava, per lui fu, volle dire, rivivere tutto, riaprire le ferite, conoscere per la prima volta i pensieri della figlia, anche quelli più intimi, immaginate, di una figlia che era morta, che non c'era più. Superato questo shock, lui decise che questo materiale andava pubblicato, anche per rispettare il desiderio di Anna, che voleva essere scrittrice, sognava di essere una giornalista, una scrittrice, e immaginava di poter un giorno appunto raccontare quella disavventura che si stava consumando nella sua vita a tutto il mondo. Il papà provò a rispettare questo desiderio, ma non fu facile, perché in quel momento in Olanda, ma direi in tutta Europa, in parte anche negli Stati Uniti, nessuno aveva voglia di tornare a parlare di certi drammi, no? Le ferite erano fresche, non si erano rimarginate, c'era voglia di cambiare, c'era voglia di spensieratezza, c'era voglia di ricominciare, di lasciarsi alle spalle tutto, sia gli sconfitti come noi italiani e come i tedeschi, e sia i vincitori, c'era un mondo da ricostruire, e tutto ciò che ancorava al dramma della guerra era qualcosa che veniva visto come un po' un ingombro. Ed infatti il papà girò invano all'inizio i vari editori in Olanda e nessuno accolse subito la proposta. Poi finalmente fu pubblicato, mi pare nel 1948, 47, fine 47, inizio 48, la prima pubblicazione con un altro titolo, L'alloggio segreto, ma non fu un gran successo. Vendette qualche, se arrivò a 2000 copie fu tanto in Olanda. Però questo fu l'inizio, perché questo libro poi fu notato soprattutto all'estero, cominciò ad essere tradotto anche in Germania, in altri paesi, in Francia, eccetera, ma soprattutto, e qui fu il grande successo, negli Stati Uniti, con una prefazione di Eleonora Roosevelt, che era la moglie di Delano, dell'ex presidente degli Stati Uniti, che fu entusiasta, capì l'importanza di quelle pagine, e lì cominciò il grande successo, anche perché subito poi negli Stati Uniti si impossessò Broadway del libro e divenne Il diario di Anna Frank, fu il titolo definitivo. Ci furono centinaia e centinaia di repliche a New York di un musical ricavato dal libro, e poi ci fu un film negli anni 50 famoso, che ancora si può vedere. E ci fu anche un premio Oscar ad una delle attrici, quella che recitava la parte della signora Van Pels.
come attrice non protagonista, ebbe un Oscar. E lì ci fu poi la grande diffusione, divenne poi un libro di lettura scolastica, che no, e quindi lo abbiamo poi letto tutti, credo, un pochino nel nostro periodo delle scuole. Per quanto riguarda Etty, il Sum fu ancora più complicata la cosa, perché innanzitutto era un materiale, non c'era un papà che si poteva prendere carico della cosa, ma era finito in mano ad un amico della Hillesum, uno dei tanti amici che aveva avuto la Hillesum. Questo era un intellettuale, scrittore, che aveva fatto anche la Resistenza, però non era facile organizzare una diffusione. Passarono molti anni, finalmente il figlio di questo signore, un certo Smelik, che aveva una sensibilità particolare, perché chi leggerà i diari di Etty Hillesum si renderà conto che c'è una diciamo, attenzione all'aspetto diciamo, metafisico, religioso molto profondo, e questa persona, questo Smelik Junior, diciamo così, aveva questa sensibilità, capì veramente la grandezza di quelle L'intensità, l'intensità. pagine, e cominciò quindi a proporlo. Ma si dovette aspettare gli inizi degli anni Ottanta perché finalmente ci fosse una prima non fortunatissima edizione. E poi anche lì, piano 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 piano, c'è stato un boom, e bisogna dire che ancora oggi, se voi fate un giro su internet andate a vedere un po' la diffusione di queste pagine, le sumo, vedete che c'è un mondo, ci sono decine, centinaia direi ormai di saggi dedicati a questa ragazza che è morta a 28 anni e che ha avuto la possibilità di solo, tra virgolette solo, perché sono centinaia di pagine, di scrivere questo. Grazie, adesso Mimmo. Buonasera, io naturalmente prima di mi riallaccio a quello che diceva Enzino. Questa è la prima, ho trovato il frontespizio della prima edizione del diario di Anna Frank, che non si chiamava diario di Anna Frank, e che sì, l'alloggio segreto del 47, e poi il manoscritto di Etty Hillesum. Sì, sembra che adesso funziona. Va bene, riprendiamo. C'è una nota nel volume di Enzo che mi ha colpito perché lui cita un certo Viktor Frankl, con la L però, Frankl, che fu un deportato, un ebreo viennese, deportato e sopravvissuto alla deportazione, morì poi a 92 anni, e scrisse una cosa bellissima che poi in effetti si può ricollegare anche alla vita e al sentirsi liberi di queste due ragazze. Lui scrive: per quanto riguarda la libertà, tutto può essere tolto a un uomo a eccezione di una cosa, l'ultima delle libertà umane, poter scegliere il proprio atteggiamento in ogni determinata situazione, anche se solo per pochi secondi. È molto bella questa affermazione, perché io credo, ecco, che queste due ragazze, una ragazza già matura, la Hillesum, avessero anche nel momento praticamente ultimo della loro vita, cioè, si sentissero in un certo senso una voglia di libertà all'interno. Nel volume di Enzo, in effetti, nei vari passaggi, perché si tratta di un'antologia. Il volume è un'antologia che raccoglie
in queste vari momenti, varie pagine dei due diari di queste due giovani donne, che hanno scritto in questi diari sia sull'amore che sull'amicizia, sul cuore e sulla mente, su Dio e la donna. Poi sono anche interessanti le parole riguardo, ecco, alla libertà, alla felicità e anche al futuro. Poi vorrò leggere alcuni passi, perché pensare al futuro in condizioni ormai estreme, al punto della morte, è veramente un segno di coraggio e anche un segno di libertà. E quindi entrambe affrontano un momento molto, molto difficile della loro breve esistenza, e nonostante tutto non si perdono d'animo. E traspare, ecco, il rapporto, poi quel passaggio, quella parte dedicata a Dio, il rapporto di Dio che è bellissimo, poi lo leggeremo. E vado un po' indietro perché vorrei, naturalmente, sono onorato di essere qua a presentare un libro di Enzo, a cui ci conosciamo da tantissimo, abbiamo delle passioni in comune, tra cui quella, soprattutto quella del ciclismo, quindi. E tra l'altro Enzo, devo dire, che è un nostro illustre cittadino, ormai conosciuto a livello, non so, al di fuori dei confini nazionali, ma è rimasto sempre un ragazzo umile, un ragazzo gentile e disponibile, anzi forse ancora più umile, perché molte volte ci sono persone che acquistano una certa posizione sociale, quasi quasi si sentono chissà che. Invece Enzo, da questo punto di vista, veramente tanto chapeau, come dicono i francesi. Grande appassionato anche lui di ricerca, perché uno dei primi scritti lo fece con la compianto Gigi Malafarina sullo sport a Siderno. C'è Marcello Cattisano che ne sa pure qualche cosa, perché anche lui fu lo sponsor di quel volumetto. Poi, tra l'altro, ecco, persone come Enzo hanno dato lustro alla nostra cittadina, ma lo sport alcuni personaggi, ecco, sportivi, hanno dato anche lustro a Siderno. Ed Enzo all'epoca. Scusa, Mimmo, tu mi provochi. Ma tu lo sai che noi siamo qui nel primo terreno di gioco del Siderno, sì. E tu hai un sacco di materiale, anche fotografico, su queste cose. Quindi bisognerà tirare fuori questo libro anche storico su questo. Scusate la parentesi, però lui provoca. Sì, perché questo giardino, infatti, è un luogo storico. Qua il Siderno nel 38 fece la Serie C ed era l'unica squadra, insieme al Cosenza e al Messina del sud, praticamente, insieme con Lecce, credo, a fare la Serie C. Proprio qua c'erano le tribune. Questo è il periodo in cui Anna ed Etti scrivevano questi diari. Proprio il periodo, un periodo magico in cui sarebbe scoppiato. E ci fu anche qui quella tragedia che molti ricordano, del muro crollato, sì, del muro, con i bambini, dove no, c'è quella piccola ma struggente monumento a Siderno Superiore che, no, ci ricorda, sì, tutti, no, di quel momento. Allora, Enzo a me piace, perché noi come amici del libro naturalmente dobbiamo sempre mettere in primo piano i libri, e ne ho portati pochi. Enzo ha scritto in varie testate giornalistiche, adesso è caporedattore del TG2 della RAI per il Vaticano, però si è interessato, ecco, forse è stato uno dei primi a interessarsi anche del rapporto di Cesare Pavese, La solitudine feconda. È vecchiotto anche questo volume, è ormai datato, 32 anni, però è una bella ricerca, un bel saggio. E un'altra donna, perché insomma, questi personaggi che hanno avuto hanno lasciato qualche cosa, ecco, nella società. Enzo ha curato un volume su Emma Mesiti, una laica per il Vangelo, che è una sidernese, questo è un altro testo, Le ali della pace, Viaggio nella speranza dell'umanità. Poi è un interessante volume sui Certosini di Sergio San Bruno, conosciuto in tutto il mondo, I solitari di Dio, Separati da tutto, uniti a tutti. Sono tutti testi molto interessanti, superando noi i confini calabresi.
l'Oscar color porpora, il cardinale Rodriguez Maragaga, voce dell'America Latina, come funziona il Vaticano, quindi è abbastanza un saggio abbastanza il niente in mano di Dio, Don Gaetano Mauro, prete del Sud, una figura, e naturalmente lui come appassionato di ciclismo e come anche appassionato di calcio, visto che suo papà fu presidente del Siderno in tempi gloriosi, presidente della Regina, non poteva non dedicare un libro dove ha saldato questa passione ciclismo calcio con una serie di cose, diagonale imparabile all'ultimo chilometro. Poi ultimamente noi sappiamo hai pubblicato quel bellissimo, l'hai presentato l'anno scorso, Francesco e le donne, quello sull'abate ex Pillil, perfetto, ma adesso mi è confuso, non ricordo neanche più magari ritorniamo, il piccolo principe e poi ecco questo qui, che puoi parlare con lui, le mimose del piccolo principe, senti Schifferi, ecco, non mi veniva, adesso mi sono impallato. Ha pensato anche alla sua famiglia, visto che ha avuto anche grandi personaggi illustri, non solo Tiberio Evoli, ma anche il bisnonno Michele Calauti, che fu scrittore e poeta e che visse in prima persona le tragiche vicende del terremoto del 1908 e ha pubblicato questo volume, I ricordi di un dissepolto, e tutta la documentazione anche che Calauti aveva con Fogazzaro Croce, ecco, dico solo due, basta solo Benedetto Croce per dire, ecco, anche lo spessore. Quindi noi dobbiamo ringraziare, ecco, da questo punto di vista Enzo, che ci ha fornito del materiale per poter far crescere le nostre conoscenze, per conoscere di più in altri settori che molte volte, ecco, non sono proprio i nostri settori. E continuo per quanto riguarda, ecco, vorrei, tornando, ecco, al volume di Aria a confronto Anna Frank Etty, il Lesum è stato già avete visto dai filmati chi erano queste due giovanissime donne, quell'altra donna. Anna Frank nacque in Germania, Francoforte sul Meno, ma stette pochissimo perché, ecco, proprio con l'ascesa al potere di Hitler nel 1933, il padre, che era un industriale, produceva delle con Opta, che era una ditta che produceva delle dei collanti per poter fare anche marmellate nel campo alimentare. E penso subito, ecco, come ormai erano stati prima dei bastieri, poi piano penso piano subito di lasciare la Germania, perché aveva visto che ormai si stavano preparando periodi bui. E infatti nel 1934 c'è un passaggio ad Aquisgrana e poi nel 1934 si trasferiscono ad Amsterdam. Invece Etty Hillesum era olandese, un ebreo olandese, era nata a Middelburg e poi si trasferì, visse tutto il periodo, no, sicuramente anche lei il periodo dell'infanzia, beccò la prima guerra mondiale, perché nacque nel 1914, mentre Anna Frank era del 29, e si trasferì poi, ecco, a 18 anni a studiare giurisprudenza e si laureò in giurisprudenza nel 39, però ebbe, ecco, come ha detto Enzo, ebbe pure un rapporto d'amicizia, amore con Smilek e poi Spier, sì, anche Smilek, che era il padre di quel ragazzo che aveva lo stesso nome suo, che poi curerà la pubblicazione, ecco, dei diari di Etty Hillesum. Quindi hanno in comune questo passaggio da Amsterdam e stavano quasi abbastanza vicini poi, come poi avranno in comune la deportazione. Anzi, Etty Hillesum praticamente va ad aiutare
c'è un punto di passaggio importante, il punto di transito di Westerbork, che era praticamente il punto di partenza dei vagoni che poi andavano nei vari campi di concentramento, e per un periodo, nel 1942, Etty si trova lì proprio per assistere a questi poveri famiglie intere, povere persone che poi saranno deportati, e finirà anche lei ad essere deportata. La data della fine, questo vuol dire della sua libertà, anche se ormai era una libertà limitata, è il 7 settembre 1943, quando viene deportata praticamente con la famiglia nel campo di Auschwitz, e morirà quasi subito, a novembre, quindi entro pochi mesi. Mentre Anna Frank studia ad Amsterdam, studia nel liceo per ebrei, perché ormai c'erano già determinati divieti, quindi tutta l'adolescenza la passa ad Amsterdam, e con l'emanazione poi delle varie leggi contro gli ebrei. Ricordiamo che anche in Italia furono emanate nel 38, proprio 80 anni fa, le leggi razziali, e quindi non possiamo dire italiani brava gente. Noi non siamo stati assolutamente brava gente per quello che abbiamo combinato nell'Africa orientale, per quello che hanno combinato in Dalmazia e zone limitrofe, e leggi razziali volute dal fascismo e firmate da Vittorio Emanuele III, complice e correo delle barbarie commesse. Quindi, perché ancora oggi se ne vengono i sentimentalisti della monarchia sabauda, sono stati complici e correi delle barbarie e dell'apocalisse della Seconda Guerra Mondiale, perché la Seconda Guerra Mondiale è stata un'apocalisse. Oggi, fortunatamente, adesso abbiamo Rai 54, che fa dei programmi spettacolari da questo punto di vista, perché veramente purtroppo l'uomo non ha appreso, la storia non insegna niente, perché se noi abbiamo, come ha detto Enzo, un vicepresidente del Consiglio che se ne esce con determinate battute, dobbiamo stare attenti. Così come ci sono alcuni paesi dell'est entrati adesso nella Comunità Europea, sappiamo che posizioni hanno, quindi il razzismo è presente. Dicevo, Anna Frank sarà poi deportata pure lei a Bergen-Belsen, nella Auschwitz, nella Polonia del Sud, mentre quest'altro campo di concentramento è in Sassonia, e morirà nel marzo del 45 insieme alla sorella di tifo. Della famiglia di Anna Frank, come ha detto Enzo, si salverà solo il padre Otto. Pensate, questo genitore che torna, è un industriale, stava bene economicamente, torna senza niente, va a leggere il diario della figlia, pensate allo stato d'animo. Enzo l'ha già detto prima, poi leggere la volontà della figlia di voler vedere pubblicate questo suo diario. Mi fermo qui perché questa è la ricostruzione un po' storica di quello che è della biografia anche delle due protagoniste. Adesso vorrei cercare di entrare un po' nell'anima di questa antologia scritta da Enzo Romeo. E diciamo spesso che la memoria è importante e determinante. E tra le varie biografie che mi è capitato di leggere, proprio del periodo, insomma, nazionalsocialista, qualche tempo fa lessi anche quella di Veit Harlan, che, per chi non lo sapesse, è il regista che ha scritto e diretto Jude Sus, che è il film che poi è assurdo al simbolo dell'antisemitismo. E ho letto la sua biografia attraverso le parole, anche la ricostruzione fatta da un'autrice per la casa editrice Getta del Sole, che si intitola proprio Berlino 1940, la convocazione. Perché parlo di questo libro e lo collego all'antologia di Enzo Romeo? Perché in base alle angolazioni da cui si guarda quel periodo,
si possono ottenere delle risposte diverse in base anche alle biografie, alla vita dei singoli protagonisti. Anna e Etty, con grande fatica, sono riusciti ad emergere nel corso degli anni, durante insomma gli anni 40, 60, poi fino ad arrivare agli anni 80, in cui è stato pubblicato anche il diario di Etty, per offrire a noi oggi una testimonianza della crudeltà, della brutalità, ma non solo, anche della normalità che si respirava in quel periodo fra le persone che erano perseguitate. E abbiamo anche registrato numerosi casi in cui invece questa sensibilità è stata, diciamo, messa al bando dal regime in quel momento. Uno di questi è stato proprio Faith Harlan, adesso vi spiego perché. Era uno dei tanti che non aveva purtroppo ancora capito la gravità della situazione. Uno dei pochi tra gli operatori, chiamiamoli, oggi li chiamiamo operatori culturali, ma uno dei pochi che ancora era convinto che non si sarebbe mai arrivati alla persecuzione degli ebrei. Quindi ha deciso di vivere e di mettere al servizio la propria arte, la propria cultura, e di metterla proprio a servizio del regime in quel periodo, perché poi Goebbels, che era il ministro della propaganda, lo costrinse a girare questo film. Quando ormai era troppo tardi, lui non poteva dire di no. Voglio dire che all'epoca, così come può sicuramente accade anche oggi, c'è difficoltà a credere che determinate mode, determinati motti possono degenerare in qualcosa che noi nemmeno ci immaginiamo. E sottovalutare determinati periodi storici che comunque hanno attraversato le nostre vite, le vite dei nostri antenati, potrebbe esserci d'aiuto per cercare di capire quantomeno di stare attenti, di stare allerta. Faith era convinto di aiutare il suo popolo attraverso la sua arte. In realtà non fece altro che mettere ancora più in cattiva luce la posizione degli ebrei. Probabilmente anche lui artefice, poi processato, di questo scempio. Io vorrei mettere a confronto queste due donne in quanto tali, non in quanto ebrei, perché attraverso il confronto dei diari che tu hai riportato in questa antologia si percepisce proprio il desiderio di vivere normalmente e l'accettazione, diciamo, ad alcuni tratti anche disperata, no? Di questi momenti di clausura obbligata e contemporaneamente la coltivazione di quello che è l'intimità, no? E la voglia, il desiderio di superare questa fase con la maggiore dignità possibile. La troviamo fra le righe del diario di Anna, che è ancora una ragazzina, quindi ovvio che si noti la differenza nel metodo di scrittura tra Anna e Etty. Un po' precoce Anna, un po' più intensa e matura ovviamente Etty. Si soffermano su molte tematiche. Prima di arrivare alle tematiche, volevo che Enzo ci spiegasse cos'è che ha influito, quanto ha influito, secondo lui ovviamente, secondo le sue ricerche, e su Anna e su Etty, il contrastato rapporto con la madre, perché in entrambi i casi, sia nella vita di Anna che nella vita di Etty, come in quasi tutti i casi insomma si registrano tuttora, di donne forti, donne che cercano una propria personalità, si sono scontrate a fatica con questa figura, la figura della mamma. Parliamo di Anna e di Etty, quindi il loro rapporto con la mamma. Ma è stato un rapporto difficile. Anna, per le sue crisi adolescenziali, ma che già contenevano tutti i prodromi appunto di una personalità poi forte che sicuramente si sarebbe formata e non ha avuto il tempo di farlo, ed Etty, che invece era piuttosto schiacciata da una personalità molto così particolare di questa donna, di questa mamma di origine russa, che era molto espansiva a differenza del papà, che invece era molto sobrio, silenzioso, eccetera. E addirittura da quello che ci racconta Etty, era una donna, la mamma, per in certi momenti quasi isterica, e lei soffrì molto di questo.
e cercava di recuperare il rapporto col padre, che però non era facile perché il papà era preside di liceo, lei viveva ormai a distanza, quindi fu molto difficile per lei, tant'è vero che questo si riflesse poi nei suoi amori. Perché arrivata ad Amsterdam lei andò a vivere nell'appartamento di un vecchio contabile e divenne praticamente l'amante di questo signore. Ma vivendo questo rapporto in una maniera estremamente limpida, estremamente direi pulita, no? A differenza di quello che uno possa immaginare. E a un certo punto conobbe un altro signore maturo che aveva 57-58 anni, che era questo Psicologo. psicologo che usava lo strumento delle mani per lavorare sulla personalità delle persone, Julius Speer. E perché andò? Perché si affidò a questo altro signore di cui divenne a sua volta, di cui si innamorò ed ebbe un rapporto intensissimo con lui. Fino alla morte, fu un rapporto che si consumò nel giro di 2 anni praticamente, perché era una persona piena di insicurezze, che non si sentiva realizzata, aveva avuto addirittura a certi momenti tentazioni suicidarie, e cercava quindi di trovare la misura per la propria vita. E fu aiutata molto da questo Speer, e fu lui, tra l'altro, questo amico di Jung, insomma, parliamo dei grandi personaggi della psicologia, della psichiatria internazionale. Ieri sera poi avete avuto già la serata, quindi chi era presente ieri sera ci ha sentito molte cose, però una parola poi la vorrò dire su Viktor Frankl, citato prima da Mimmo. Ma per concludere, ecco, Etty lavorò per tutta la sua vita per cercare di ricomporre questo puzzle rotto che si era ritrovata nella sua famiglia, e questo lo si vide appunto nei suoi rapporti di amore con questi uomini maturi. Per Anna, naturalmente, è un discorso più vissuto da una prospettiva di una ragazzina che però, ecco, rifiutava le convenzioni. C'era questa mamma troppo convenzionale per lei, che voleva essere appunto una donna libera, capace di poter lavorare un giorno, di potersi affermare, di poter girare il mondo, di poter conoscere, e le sembrava che diciamo, il modello offerto dalla mamma gli stesse troppo stretto. E una cosa che però è importante dire, esulando dalla domanda, forse questo deriva dal mio essere giornalista, e cerco sempre di dare un'attualizzazione ai discorsi. Siamo in un momento, lo sappiamo bene, in cui c'è questo sottofondo di paura, no? In cui siamo tutti immersi oggi in questa società, e lo abbiamo visto anche appunto in ambito politico, in ambito sociale, nei discorsi che si fanno al bar, in tutto quello che ci diciamo e che viviamo, no? La paura del diverso, la paura dello straniero, la paura di chi ci può invadere. Ecco, queste due donne ci offrono questo grande esempio di come invece si possa e si debba camminare fuori dalle paure. Chi se non donne come queste potevano e dovevano avere paura? Perché sapevano la sorte verso cui stavano andando, verso cui stavano camminando. Erano molto coscienti di questo. Tra l'altro anche sul discorso che facevi prima della consapevolezza o meno, e anche della questione della correità, lì credo che tutti sono stati correi in qualche maniera di quello che è avvenuto, anche gli alleati, anche chi in quel momento faceva la guerra alla Germania nazista, sapeva ma non si doveva sapere, sapeva ma non si voleva sapere. In realtà tutti sapevano tutto, però si faceva finta di non sapere. Anche la gente di Amsterdam sapeva, però ci si girava dall'altra parte, perché appunto la paura, perché bisognava sopravvivere. E questa è stata la condizione. Quindi queste donne che vivono in questo contesto così complicato, così difficile, così tremendo, e però dicono noi non possiamo porci come di fronte agli altri, di fronte ai tedeschi che ci stanno perseguitando, come
di fronte al peggior nemico, anche se di fatto lo è, perché vorrebbe dire dare ragione a chi ci sta opprimendo, dare ragione ai nostri carnefici, no? Dar la vinta a chi ci sta perseguitando. E noi dobbiamo rispondere invece con la speranza, con la possibilità di un domani, immaginando un futuro di pace, immaginando una società finalmente armonica in cui si possa convivere insieme nonostante le differenze. Ecco, mi pare che questa trasposizione anche oggi sia quanto mai necessaria, no? Rispetto a tutti i discorsi che stiamo sentendo e a tutte le pressioni che viviamo in questo momento in Europa e nel nostro paese in particolare. Viktor Frankl, citato da Mimmo, è stato un grande della psicologia, della psichiatria mondiale, fondatore della terza scuola viennese, e mi piace citarlo anche perché qui da noi, proprio qui a Locri, ma nella nostra zona, c'è stato l'allievo principale di Viktor Frankl, che è stato il professore Eugenio Fizzotti, che a lungo ha vissuto qui, ha fatto servizio qui da noi, lui sacerdote salesiano, professore di psicologia presso l'Università Pontificia Salesiana, e lui è stato colui che ha più applicato in Italia e nel mondo la dottrina di Viktor Frankl, che si chiamava logoterapia, da logos, senso, cioè recuperare il senso della vita, curare le persone facendo questo recupero, andando al senso del senso della propria esistenza. Ed ecco perché quella frase lì, un discorso naturalmente collegato alle vicende di Anna Dietti. Lui fu deportato, fu uccisa sua moglie giovanissima, fu ucciso il fratello, furono uccisi i genitori. Lui passò attraverso 4 lager, quindi non si sa come riuscì a sopravvivere. Riuscì a sopravvivere probabilmente perché aveva questa forza interiore che aveva immaginato come dottrina scientifica, che aveva elaborato prima che fosse deportato, e lui lo chiama l'experimentum crucis proprio, cioè lui nei lager trovò l'applicazione di quello che aveva elaborato scientificamente. E questa elaborazione faceva molto leva sulla libertà profonda dell'uomo. Dice: io anche in un campo di concentramento, di fronte a un capos che mi dà le bastonate, di fronte a un SS che è pronto a sventagliarmi, no, col mitra, eccetera, però posso decidere fino all'ultimo. Cosa posso decidere? Posso decidere come morire. Quella libertà, ad esempio, non me la può togliere nessuno. E lui vedeva i deportati andare alla camera a gas cantando la preghiera dei morti degli ebrei, o per chi era cristiano cantando il Padre Nostro. Ecco, dice, quello neanche il peggiore aguzzino poteva toglierlo. Questa dignità profonda, l'ultima dignità dell'uomo, perché è la più importante, che è quella che fa i conti con il proprio essere interiore, ecco. Ed ha recuperato anche questo aspetto appunto dell'anima, che un po' Freud aveva un po' escluso dal discorso psicologico, no? Cioè un uomo che è fatto di carne, di ossa, di muscoli, che è fatto di cervello, di mente, ma che è fatto anche di spirito, e soltanto in questa tridimensionalità, e l'hanno capito bene sia Anna che Etty, ci può essere il completamento della propria esistenza, di essere pienamente uomo, pienamente donna. E mentre Anna, data la sua, diciamo, giovane età, tenera età, si interroga se mai potrà amare veramente un uomo e quindi sulla condizione della donna, altrettanto fa Etty, che si definisce la ragazza che non riusciva a inginocchiarsi. Volevo un tuo commento a tal proposito. Sì, sono state due donne estremamente, anche nella sua giovanissima età, Anna, ma era appunto, come dicevi tu, molto precoce, sono state due donne estremamente laiche nel loro modo di fare, dicevo, anticonvenzionali. Etty aveva i suoi amanti, teneva insieme due rapporti contemporaneamente, vivendoli in maniera piena, entrambi, e scelse di abortire. E Anna, a sua volta, pur essendo ragazzina, aveva questa visione molto libera della vita, però
avevano anche questa dimensione profonda, diciamo religiosa, che loro scoprono proprio misurandosi con questa minaccia continua, perenne, che sta come una spada di Damocle sulle loro teste e che naturalmente le apre a domande alte e altre, che le fa andare fino alle maggiori profondità. Loro scavano moltissimo, soprattutto Etillesum arriva a, sembrano pagine di una mistica, di una Santa Teresa d'Avila. Una filosofa sacra, sì, eppure è una ragazza, una giovane ragazza che si inginocchia per pregare dove? Nel bagno della propria casa, perché l'unico luogo intimo che può avere, in una casa dove vivevano sei persone, in questo luogo intimo a un certo punto cade in ginocchio, lei che dice non riesco a inginocchiarmi, cioè non riesco a fare i conti con questa presenza che sento ma che non ho l'umiltà di riconoscere. E a un certo punto lei si inginocchia, scoppia in lacrime e poi lo fa sempre più spesso, diciamo, inginocchiarsi lo fa sempre più spesso. E questa cosa la porta poi a quella scelta di totale donazione che accennava Mimmo prima, cioè lei che poteva salvarsi, aveva tantissimi amici che erano pronti a fare carte false per portarla in salvo, aveva tanti amici della Resistenza che avrebbero trovato un modo per salvarla, lei dice no. Io voglio restare qui, voglio restare a casa mia, anzi faccio di più, voglio andare io prima che mi chiamino, perché arrivavano le cartoline di volta in volta, prima che mi chiamano, voglio andare io in questo campo di Westerbork ed andò a fare l'assistente sociale, tra virgolette, per circa un anno e mezzo, fino a quando non la reclusero effettivamente, fino a quando non partì per i campi di concentramento. Quindi di fatto lei si consegnò agli aguzzini, ma lo fece perché voleva condividere fino all'ultimo la sorte di chi, diciamo, della gente del suo popolo, che voleva anche in qualche maniera servire ed aiutare. Domenico. No, mi riallaccio a quello che ha detto Enzo. Per quanto riguarda il rapporto con Dio, c'è una parte dedicata al rapporto con Dio di Anna Frank e di Etty. Anna Frank scrive: senza Dio sarei già crollata da un pezzo, la mia vita qui è migliorata di molto, Dio non mi ha lasciata né mi lascerà sola. Per quanto riguarda Etty, scrive: il mondo rotola giù melodioso dalla mano di Dio. E tutto il giorno che ho in testa queste parole di Vervey, anch'io vorrei rotolare giù melodiosa dalla mano di Dio. E scrive ancora: Dio non deve rispondere a noi, ma siamo noi a dover rispondere a Lui. Quindi sono questi piccoli passi che sono importanti. Tra l'altro, chi leggerà le pagine di Etillesum troverà sempre più spesso, man mano che arriva alla fine, questa frase che poi è diventata celeberrima per un famoso film: la vita è bella. Lei ripete molto molto spesso in questo diario questa frase, questo slogan quasi: la vita è bella, la vita è bella. Non so, sembra quasi che voglia autoconvincersi, in realtà lei lo sta sperimentando, lei, le sue passeggiate, quelle poche che ancora gli ebrei potevano fare ad Amsterdam, le sue cenette con gli amici o con Speer, le sue chiacchierate, la lettura della Bibbia, tra parentesi erano aperti l'Antico e il Nuovo Testamento loro, pur essendo donne ebree. Ecco, tutto questo, queste piccole cose diventano gioia di vivere, diventano, nonostante in tutto questo cataclisma da cui sono circondati, diventano momenti di felicità. E questo a me ha colpito molto, è forse la cosa più forte che mi ha colpito nel leggere le pagine di queste due donne, cioè come si possa trovare il modo di essere felici pur in quell'inferno. Probabilmente era un antidoto, secondo me, nel senso che in alcune parole di Etty ho proprio colto questo, no? Un voler avere paura per non aumentare o acuire il senso di inadeguatezza che regnava in quel periodo.
Allora, dicevo che loro si interrogano spesso su molti argomenti, sia Etty che Anna, in modo particolare, dicevo, sul ruolo della donna. A un certo punto Etty si domanda, no? Ma che cos'è più importante per la donna? Trovare un uomo da amare oppure è importante amare l'umanità? Forse arricchisce di più che amare una singola persona. In realtà, chi cerca una singola persona da amare è debole. Ma Etilio, insomma, ha fatto questo percorso, come dicevo prima, che sembra quasi un percorso mistico. È stato proprio un'ascensione che lei ha fatto, per cui ha preso piano piano le distanze da quelle che erano i legacci, direi i terreni, no? Le zavorre che potevano ancora tenerla, appunto, legata alla sua quotidianità. Sentiva che doveva fare altro, dare altro, perché il momento storico lo richiedeva. Nessuno ancora sapeva come sarebbe finita la guerra, no? Avrebbe potuto vincere il nazismo. Era un momento particolare per cui lei sentiva che doveva liberarsi da tutto ciò che non era necessario. Ed è quello che fa, anche rispetto alla sua concezione dell'amore. Lei vive questo rapporto intensissimo con questo Julius Speer fin quando Speer si ammala e muore. Lei lo veglia fino all'ultimo, riesce ad andare a casa di lui, nonostante fosse sempre più difficile muoversi da casa, vive le ultime ore con lui, lui muore, lei rimane da sola davanti a questo cadavere, dice: è la prima volta che io vedo qualcuno morto, ed è un'esperienza fortissima per lei anche. E da lì c'è l'ultimo, come dire, prende definitivamente il largo e appunto arriva a dire: ma più importante dell'amore verso una persona è l'amore verso tutti, verso l'umanità. Penso, adesso ho una domanda un pochino particolare, non so, forse la vivo io così. Proprio collegando queste ultime parole di Etty a quella che è stata poi la sua scelta, credo la scelta più dolorosa della sua vita, che è quella di procurarsi l'aborto, no? E ricordo che lei scrisse questa frase: io non me la sento di mettere al mondo un'altra persona, di assumermi questa ulteriore responsabilità. Eppure lei era aperta al mondo. E quindi aiutava i sofferenti, sposava la causa dei perseguitati come lei. Allora mi viene da pensare, non è che forse quel bambino rappresentava la persona, l'unica persona che lei avrebbe potuto amare, e ne ha avuto fondamentalmente paura, oppure pensava di uscirne debole o indebolita? Sì, ma lei era una donna piena di paure. Diciamo, sia Anna che Etty ci affascinano proprio perché non sono due sante, non sono due statue di marmo, no? Dove tutto è perfetto, tutto, no, è lineare, ma sono donne piene anche di contraddizioni, sono donne che stanno crescendo, che stanno cercando di capire qual è la direzione della propria vita. Questo è molto affascinante perché in qualche maniera ognuno di noi si riconosce in questo sforzo. E in quel momento Etty stava combattendo con se stessa. Aveva intanto la situazione generale, appunto, di un mondo che non si sapeva cosa, no, cosa avrebbe riservato proprio la mattina successiva. Si poteva essere uccisi da un momento all'altro, e di fatto così è stato. Quindi questo figlio probabilmente sarebbe stato consegnato no, ai macellai nazisti. Lei poi aveva dei grandi problemi familiari. I suoi due fratelli, lei era la più grande, aveva due fratelli più piccoli, entrambi avevano avuto, pur essendo persone straordinarie, uno era un grande musicista, non ha avuto il tempo di affermarsi appunto perché travolto anche lui dalla guerra. Ma erano due persone che avevano delle grosse tare da un punto di vista mentale, avevano avuto dei ricoveri addirittura in case, in cliniche per malattie mentali, e lei aveva una paura terribile che in qualche maniera questo fosse un problema genetico, e quindi entrava anche questo aspetto in tutta questa scelta dolorosissima. Ma sono molto belle le parole che lei dice, perché lei parla con questo bambino che poi non vedrà mai la luce, come se invece fosse il suo bambino di sempre, per sempre. Quindi deve essere stato un dramma intimo, profondissimo, per Anna, per Pensa se si Etty. fossero conosciuti. Un'ultima domanda e poi lascio la parola a Mimmo. Quella riflessione sugli occidentali che fa Etty, mettendoli a confronto con i russi, a proposito della cattiva abitudine, tra virgolette, di pensare troppo,
Quella è una cosa bella, che anche questo forse sarebbe utile per tutti noi. Cioè, lei dice, era affascinata, anche perché aveva questa mamma di origini russe, era affascinata dalla cultura russa. Poi sappiamo la letteratura russa, soprattutto ottocentesca, è quello che ha significato per tutti, per la cultura di tutta Europa, di tutto il mondo, no? E lei dice, mentre noi occidentali, siamo un po' tutti dei ragionieri, no? Facciamo i nostri conticini, siamo tutti molto razionali, 2 più 2 fa 4 e noi procediamo con quest'ordine delle cose che fa funzionare le cose, ma che lascia da parte ciò che non si vede, per usare una frase celeberrima dell'autore che più preferisco, che tu hai dimenticato in tutta quella lista di libri di dire, cioè Antoine de Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe e di tutti quegli altri libri che ho scritto su di lui. No, l'essenziale è invisibile agli occhi, no? Non si vede bene che con il cuore. Ecco, sostanzialmente, e ti diceva, i russi invece sono capaci di farlo, proprio perché non si fermano ai logaritmi. Qui abbiamo un signore che studia l'astronomia, eccetera. Ma il mondo, la vita non è soltanto numeri, no, non è soltanto matematica, ma c'è qualcos'altro e questo bisogna tenerlo in considerazione. I russi sono capaci di farlo e forse sono avanti a noi, riescono a capire più di noi proprio per questo motivo, e lei fa tutta una serie di esempi in questo senso. Grazie, adesso Domenico, volevi intervenire? Finisco pure io. Volevo, nonostante con la situazione tragica, il fatto di vivere in maniera quasi, cioè una mutazione della libertà, quando scrivono questi diari, pensano al futuro, sia Anne sia Etty pensano al futuro. Anna Frank scrive: pensa quanto sarebbe interessante se pubblicasse un romanzo sull'alloggio segreto. Dal titolo la gente lo prenderebbe per un giallo. Scherzi a parte, una decina d'anni dopo la guerra dovrà essere già buffo sentire racconti di noi ebrei su come si viveva, si mangiava e si parlava qui. E quindi aveva una visione positiva, pensava che sarebbe finito tutto bene, come infatti poi non è stato. E mentre Etty scrive: mio Dio, è un'epoca troppo dura per persone fragili come me. So che dopo verrà un'epoca diversa, un'epoca di umanesimo. Vorrei tanto sopravvivere per portare in quell'epoca nuova tutta l'umanità che conservo malgrado le cose che passo ogni giorno. E l'unico modo che abbiamo per aprire la strada a quell'epoca è aprirla sin d'ora nei cuori nostri. In qualche modo mi sento leggerissima. Non provo alcuna amarezza e ho tanta forza e tanto amore. Vorrei sopravvivere per aiutare ad aprire la strada ai tempi nuovi e per trasmettere essi ciò che è indistruttibile ho dentro. Quei tempi verranno di certo. Non li sento forse già crescere dentro di me giorno dopo giorno? Quindi una visione, in un certo senso, nonostante la situazione, positiva. Famosa è la frase di Anna, no? Quando dice la scrittura è più paziente dell'essere umano, oppure mio Dio, grazie per le cose belle, care e buone che ci sono al mondo. Quindi questo fa capire come le ragazze in realtà vivessero la loro epoca, come ognuno di noi vive la propria, con grande speranza, nonostante la tragedia fosse dietro la porta, fondamentalmente, dei loro rifugi. Quindi lascerei concludere Enzo e poi se c'è. Saluto il sindaco che non ho salutato prima, mi scuso, e poi inviterei chiunque voglia, visti gli spunti che abbiamo offerto, di intervenire. No, io dico solo una cosa, voglio dire una sottolineatura, appunto, ma si potrebbe anche non fare perché viene fuori tutte le cose che abbiamo dette, sull'importanza di questa visione femminile, sulla femminilità. Sono contento che sei stata tu stasera a farci un po' da guida, perché parliamo di due donne e questa visionarietà è tipicamente femminile. Probabilmente un uomo non sarebbe riuscito a vedere così oltre come sono riuscite a vedere, come hanno fatto queste donne. E quindi da questo punto di vista sono contento di essermi concentrato
su questo. È un periodo, tra l'altro, che senza premeditazione, ma casualmente, nei miei libri, le protagoniste sono spesso le donne. Citavi tu un libro sulla questione della, femminile nella Chiesa, sostanzialmente nell'era di Papa Francesco, quindi Francesco e le donne, riferito in quel senso a cosa sta succedendo nella Chiesa con l'apporto femminile, che è sempre un po' troppo irreggimentato, ma che sta crescendo e che si sta sviluppando in tante nuove forme. C'è un libretto che troverete, ho lasciato qualche copia se non sono già andate via, che abbiamo fatto sempre con l'editrice Ancora, che mi è stato chiesto per lo scorso 8 marzo, Le mimose del piccolo principe. Il piccolo principe è naturalmente la favola di Saint-Exupéry, di cui mi sono ampiamente occupato. Saint-Exupéry era un autore innamorato in tutti i sensi delle donne, parla molto delle donne, ha vissuto molto con le donne. E viene fuori, come al solito, quanto la donna poi è musa, ma è ispiratrice, ma è poi anche protagonista, diciamo, delle storie. E così via. Tu citavi Emma Mesiti, perché abbiamo anche noi, ovviamente, le nostre donne che hanno dato tanto, donne magari dimenticate, no? Questa Emma Mesiti era un'attivista dell'Azione Cattolica. Prima della guerra e negli anni del dopoguerra ha fatto grandi battaglie, diciamo, anche nel momento dell'apertura democratica del nostro paese, eccetera. E colpiva, ad esempio, la storia di Emma, che la metto un po' a confronto, diciamo, con la giusta misura, con quella di Anna Dietti, il fatto che il coraggio che avevano queste donne. Parliamo di un'epoca in cui, sapete, qui non si poteva uscire di casa, una donna non poteva far nulla se non sotto l'egida del marito, del padre, eccetera. Queste donne partivano, facevano centinaia di chilometri per andare a fare il corso di cultura o per fare le propagandiste, e sembrava una cosa incredibile a quell'epoca. Quindi c'è stato questo avanzamento anche che è passato anche dalle nostre parti sul ruolo, sul protagonismo femminile delle donne. Tu ti sei occupato, e io mi sto occupando adesso, della Tea Sesini, che è stata una donna che è passata da Siderno per un breve periodo, ma intenso, tant'è vero che scelse di essere sepolta a Siderno. Se voi andate al cimitero di Lenzi, al cimitero di Lenzi, la prima tomba che trovate entrando sulla destra è quella di questa signora, che ha una storia incredibile. Anche lei è attivista dell'Azione Cattolica, aveva fatto di tutto, partigiana, staffetta partigiana, subì la condanna a morte per 2 volte, riuscì a cavarsela durante l'occupazione nazista, fin quando poi a Siderno non prese addirittura la testa del Partito Comunista. E quindi ha fatto tutto un percorso particolare, ma rimanendo sempre una donna piena di iniziative e soprattutto dedita all'aiuto agli altri. Ecco, allora c'è questo universo femminile che in qualche maniera ci accompagna e che passa da storie lontane, come possono sembrare, ma non lo sono poi tanto, quelle di Anna Dietti, ed arriva fino a noi. Basta. Va bene, grazie Renzo. Io mi auguro in chiusura che questo libro, al pari dei diari di Anna Dietti, si diffonda rapidamente e molto, perché comunque serve per, appunto, essendo divise per aree tematiche, donna, futuro, preghiera. Ora non possiamo leggere qualsiasi cosa, io mi ero appuntata 1.000 frasi bellissime, ma veramente toccanti da leggere, però non si può, sia per una questione di tempi, sia per una questione, il libro dovete leggerlo voi per capire, diciamo, qual è stato lo sforzo dell'autore, quello di cercare di capire quante cose in comune ci fossero tra due donne che non si sono mai conosciute, che sono diventate famose dopo la loro morte per i contenuti dei loro diari, che è una cosa bellissima, e che le mette a confronto, le mette a nudo e quindi le regala ad altre donne. Quindi vorrei che si diffondesse soprattutto fra le donne, perché è uno sguardo bellissimo sulla umiltà, sulla bellezza, su Dio e sulla carità. Grazie a tutti per la serata e lascio a voi gli interventi e le domande con Enzo Romeo, con l'autore. Quante mani alzate? Non tutte, non va, ecco, almeno, perfetto, abbiamo cominciato da questa parte.
volevo introdurre un uomo invece, chiedere ad Enzo Romeo, Primo Levi, in tutto ciò se si può fare qualche paragone. Leggendo il diario di Etty, quando Etty studiava, traduceva, mi pare, la letteratura russa, se lo imponeva come compito, no? Mi ricorda un po' Primo Levi che cerca di tradurre a piccolo il canto di Ulisse, che è anche un modo per restare uomini. Grazie. No, no, è giusta osservazione pertinente. È chiaro che tutti quelli che hanno avuto una vena scritturistica, ma anche altri poi nel tempo che hanno fatto tutt'altro mestiere, eccetera, ma che hanno vissuto quel periodo, dopo un primo momento in cui c'è stata soltanto la voglia di dimenticare, di cancellare, poi è tornato proprio come la risacca, proprio questa voglia invece di fissare tutto. E il racconto di Primo Levi ce l'abbiamo ben presente ed è stupendo. Poi il suo rapporto anche col Meridione d'Italia, diciamo, è stato... Non ce l'ha fatta alla fine Primo Levi, perché sappiamo il finale drammatico della sua vita, perché non è facile fare i conti con come non lo è stato per queste donne, però ecco, la forza che ha avuto nel dover dire, il dovere di dire, è stato bellissimo e importantissimo. Enzo, io ho ascoltato attentamente e mi rappresenta le vite parallele di Plutarco, di Cheronea, che era un sacerdote di Apollo, che ha preso delle coppie di uomini famosi, uno dell'antica Grecia e uno dell'antica Roma, e descriveva il destino parallelo di queste coppie. E ovviamente, se era un sacerdote di Apollo, sapeva leggere nell'animo degli uomini, quindi conosceva in un certo senso il destino degli uomini. Non può essere che per queste due donne ci sia pure la stessa cosa, le due vite parallele? E come faccio a rispondere io a una domanda del genere? Si vorrebbe il Padre Eterno rispondere a questo. Sicuramente, ecco, per essere un po' dentro questa suggestione classicistica, Anna durante la sua reclusione studiava i testi latini e anche greci, soprattutto latini. Appunto Etty si dedicava piuttosto alla letteratura russa, ma vengono in mente tante storie, come certe volte da qualcosa che penalizza, che ti costringe ad essere recluso, e invece viene un'apertura maggiore. Mi viene in mente appunto Cesare Pavese, con questa sua esperienza a Brancaleone da confinato politico, ebbe però la possibilità di scoprire, di fare questo esperimento della classicità greca, che lui riconosceva nella parlata della gente di Brancaleone, nei modi, nei cognomi, nei nomi delle strade, delle fiumare, no? E fu un'immersione totale per lui, lo racconta, e poi in qualche maniera si ritrova tutto questo nei dialoghi con Leucò, in tutto quello che poi ha scritto di grande, sul mito greco. Quindi c'è un'apertura a tutto, chi lo sa. Certo. Chi altri voleva intervenire? Teresa? Io? No. La cultura come salvezza. Lo spirito, la cultura come salvezza, ci possono indicare queste due donne anche? Sì, una cultura appunto che diventa esistenza, che diventa carne, una cultura incarnata. Loro raccontano la propria vita, direi che scrivono quasi col sangue, per così dire, i loro diari. Sì, e quindi
da quel punto di vista sicuramente. C'era proprio un desiderio di trasformare in parole le sofferenze, ma non solo le sofferenze, le gioie, tutto ciò che comunque faceva parte della loro vita in quel momento così particolare, così drammatico che stava vivendo il mondo. Loro sapevano che soltanto in quel modo potevano lasciare qualche cosa, andare oltre un'esistenza che tutto sommato dentro di loro sapevano che sarebbe finita presto. E due domande. La prima domanda che voglio farle è questa: c'è un legame tra tutti i suoi libri che lei ha scritto o sono cose distinte una dall'altra? C'è un tema comune? Prima domanda. La seconda, l'odore invisibile, legge. La seconda invece è questo: a me ha colpito molto Eddie Hilson, perché per me Dio era silenzio. Dio era persona, non personale, era persona. E questo è molto ebraico, il rapporto tra Dio e la persona, il dialogo continuo che c'è tra l'uomo e Dio. Ora, la domanda che mi pongo è questa. Lei era rimasta a Westbrook, poi con il treno andò verso Auschwitz e so che si era portata con lei la Bibbia e si era portato una grammatica di lingua russa. E cantava quando è arrivata, prima di arrivare ad Auschwitz. Bene, questa forza di Dio che c'era in lei, cosa sappiamo del dopo? C'è un Dio minore successivamente, ha fatto qualche riflessione diversa da quello, cioè in fondo Dio forse è stato assente in questa esperienza. E c'era veramente, come dire, c'è una responsabilità anche della civiltà occidentale. In fondo i treni che partivano per Auschwitz, per Dachau, per Buchenwald, partivano da città occidentali. L'Occidente, culla della cristianità, partivano da Milano, partivano da Trieste, partivano da Amsterdam. Ora, c'è una contraddizione in tutto questo, c'è una responsabilità anche dell'Occidente, di noi occidentali. In fondo, il giorno della memoria che noi ricordiamo nel mese di gennaio, in Israele avviene tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, e avviene con una manifestazione particolare. Una sirena per 2 minuti suona in Israele e tutti si fermano, il taxi, gli operai, gli insegnanti, la scuola, tutto si ferma e si ripete a memoria tutte le persone che bene o male si ricordano di ricordare, cioè di ripetere i nomi di quelli che erano caduti in queste nei lager. Ma secondo me c'è anche un'altra riflessione che ci fanno queste due persone. In fondo, sia il lager, sia i gulag, sono due esperienze che dimostrano che da lì inizia i limiti alla nostra libertà. Perché è da lì che viene, come dire, costruito tecnicamente i limiti di una persona, cioè il controllo di noi persone. Grazie. Se mi puoi dare qualche risposta. No, ma risposte non ce ne sono. È una riflessione profonda. Quello che posso dire è che secondo me, sia per Anna che per Etty, non c'è stato il problema dell'assenza di Dio. Loro non hanno mai dubitato di questo. Hanno fatto i conti con Dio. E alla fine lo hanno sempre avuto sentito accanto. Non era facile, ovviamente, perché in quella situazione è chiaro che è facile dubitare, ma mi pare più nella dinamica ebraica che in quella cristiana, tant'è vero che Anna e soprattutto Etty, essendo più grande, si abbeverano molto
come dicevo, al Nuovo Testamento. Etty cita continuamente nei suoi diari il Vangelo di Marco, il Vangelo di Luca, le lettere di Paolo, cita addirittura la preghiera semplice attribuita a San Francesco e la fa propria, la riscrive al femminile. Perché? Perché mentre il Dio ebraico è il Dio della giustiziere, che in qualche modo deve difendere il popolo eletto, e in quel momento invece è un popolo portato al macello, e quindi c'è questo problema di un riconoscimento di questo Dio. Nella esperienza cristiana è un Dio sconfitto, è il Dio della croce, è un Dio che viene ucciso nel modo peggiore e che quindi passa attraverso questo fallimento. E poi c'è la resurrezione, ma intanto si passa attraverso il fallimento, quindi in qualche maniera è più facile con questo Dio in una situazione di quel tipo fare i conti, che comunque è un Dio che anche lui ha conosciuto quell'esperienza lì della persecuzione, del momento degli aguzzini che ti danno contro, eccetera, dell'ingiustizia più profonda. Ecco, e loro riescono in qualche maniera a compensare con questa visione molto diciamo inclusiva di Dio, che va oltre, anche questo molto anticonvenzionali, che non, quindi non sono ferme al credo che viene dalla loro appartenenza etnico-religiosa, ma hanno uno sguardo più largo, più ampio. Non c'è amore più grande di colui che dà la vita per i fratelli. Io sono convinto che loro due erano arrivati a questa frase. Buonasera e grazie per la serata bellissima. Io comunque sto attraversando un periodo di riflessione ed è questa che voglio sottoporre anche per sentire il suo parere. Il diario di Anna Frank, e la sofferenza, e la negazione, e la speranza, e la tragedia dell'uomo che è vittima del potere di un altro uomo. Le guerre, insomma, siamo su quel filone. Però la Shoah, gli ebrei, Israele, la Palestina, l'attualità, no? E mi chiedo, ma è possibile che non sia rimasto niente nell'essere umano, ebreo, Israele, nel momento in cui per una striscia di c'è una guerra che non, della quale la stampa ci informa poco o niente, perché non c'è giorno senza che un Anna Frank, perché è un ragazzo di 15 anni che va a fare la spesa, un ragazzo di 17 anni muore sotto i cecchini o i soldati di Israele. Insomma, questa è una domanda che io mi pongo. Grazie. È una domanda legittimissima. Il problema è che spesso prevalgono i fondamentalismi dappertutto. Questo non è, noi pensiamo che il fondamentalismo sia un fenomeno che riguardi solo la realtà islamica, in realtà tutti soffriamo di il rischio del fondamentalismo si nasconde dovunque nel nostro mondo, diciamo, occidentale, con le radici ebraico-cristiane, e in Israele. In Israele è cresciuta in maniera fortissima la influenza degli ebrei ortodossi, che hanno una visione molto chiusa del loro paese, e accennavo prima un rapporto con Dio, col Dio appunto del esclusivo, che è il mio Dio, non è il Dio di tutti. E questo porta poi a quelle conseguenze, appunto. In qualche maniera bisogna rifarsi, adesso passatemi il termine, no, della Shoah, pretendendo che ci sia la padronanza assoluta di quel pezzo di terra che io considero mio, non solo considero mio, ma considero che quello mi è stato consegnato dal Dio, da Yahweh, e su quello non c'è discussione se prevale il fondamentalismo. Sappiamo nella storia, pur breve, di Israele, che ci sono stati però persone e fasi in cui invece ci sono state grandi aperture
grandi momenti di dialogo, martiri che sono stati uccisi proprio per il loro impegno di dialogo, e quindi ci si trova sempre davanti a quel bivio e bisogna scegliere il bivio giusto, ecco, questo, senza pretendere però che si possa risolvere tutto in poco tempo, anzi quello è proprio il, andando in Medio Oriente ti rendi conto di come purtroppo occorre tantissimo tempo e la soluzione non sta né da una parte né dall'altra, cioè sta nel groviglio di bene e male che tiene insieme questa gente, così diversa e così simile, perché poi, voglio dire, il ceppo semitico, sono tutti alla fine della stessa razza, però si trova il modo di distinguersi a tutti i costi e di farsi la guerra a tutti i costi. Altri? Concludiamo allora. Beh, io ancora un'altra domanda ce l'avrei, me la sono tenuta per ultima, che è questa: quanto siamo vittime dei governi? Quanto noi popolo siamo vittima di un governo? Ma non lo so, siamo vittime sicuramente nella misura in cui dobbiamo pagare le tasse, dobbiamo sottoporci a certi regolamenti, eccetera, eccetera, ma sono anche regole di convivenza, quindi dipende anche dalla prospettiva che uno ha rispetto al senso di comunità, questo è il problema. Se il governo è soltanto qualcuno che sta sopra di me per in qualche maniera opprimermi, è chiaro che la situazione diventa disperante, ma se il governo è l'espressione di una comunità in cui tutti possiamo contribuire, no, a migliorare e a crescere, allora forse si guardano le cose sotto una prospettiva diversa, ecco. E quindi dipende molto da quello. E poi quello che si diceva prima, la scelta finale, cioè anche di fronte al peggiore, alla peggiore dittatura, alle situazioni limite, dobbiamo ricordarci, e ce lo insegnano le avventure umane di queste due donne, che alla fine tu puoi scegliere come presentarti anche davanti a colui che ti sta per mettere a morte, e non è poco. Grazie, hai risposto alla domanda. Comunque noi ci vediamo domani sera, l'argomento sarà altro, sarà etnobotanica, e parleremo di qualche altra cosa. Grazie a tutti, buonasera.